Leggine, ciao leggini, eccoci a una nuova lettura settimanale. Andiamo subito a decidere tra la piuma bianca e la piuma rossa. Quindi piuma bianca, piuma rossa. Io, come al solito, vado a mischiare tutti i miei oracoli. Nel mentre fai dei bei respiri profondi e ricordati che queste indicazioni ti aiuteranno ad avere dei suggerimenti per la settimana che va a cominciare. Dopodiché ciascuna di noi dovrà calare questi suggerimenti sulla propria realtà, perché le energie universali sono, diciamo, si muovono abbastanza a blocchi, però poi ognuno di noi vive la propria individualità, quindi mi raccomando, fate vostri questi suggerimenti, ok? Detto questo, io vi intrattengo mentre mischio dandovi qualche novità. Con YouTube andiamo in programmazione estiva, ciò vuol dire che riduciamo i video fino almeno a settembre, ce ne sarà una settimana il giovedì e la lettura della domenica, queste per tutta l'estate. Dopodiché su Facebook, su Instagram, eccetera, ci trovate sempre. Perché questo? Perché sto lavorando ad un progetto che non vedo l'ora di condividere con voi. È un po' fuori le linee, ma spero davvero che vi possa piacere. Ok, adesso concentriamoci. Piuma bianca. Se avevi scelto la piuma bianca, per te c'è una sfida, o meglio, il custode della sfida che viene a dirti qualcosa. Come saprai se sai leggere il mio oracolo del channeling, quando esce un custode, spesso viene a portarci un messaggio. Essendo uscito proprio come prima carta, quindi sembra proprio che ci porta questo messaggio, lo appoggiamo qui e riceviamo il suo messaggio. Ci dice che nella nostra mente, nella tua mente, se hai scelto il mazzetto numero 1, quindi quello con la piuma bianca, ci sono tanti pensieri che si arrovellano, forse ti sei un po' persa nel labirinto della tua mente, magari hai delle pendenze che ti porti dietro da mesi, magari ci sono delle situazioni che non si sbloccano, può succedere, però quelle a lungo andare nella nostra mente pesano e creano stress. Allora che ti dice il custode della sfida? Ti dice tutte le pendenze, chiamiamole così in questa lettura, sono delle piccole sfide. Perché avvengono per determinati motivi, per portarci ad un livello successivo, se per esempio stiamo andando verso una nuova fase di un qualcosa, per metterci alla prova se abbiamo capito come comportarci in un determinato modo, per vedere se abbiamo sciolto quel nodo karmico, insomma il povero custode della sfida, proprio come sta succedendo ai ragazzi che stanno facendo gli esami di maturità, di università, eccetera, perché i più piccolini mi sa che hanno già finito gli esami, arriva per farci fare gli esami. Quindi, mia cara piuma bianca, sei sotto esame. Però si sa che l'universo è un maestro severo e giusto e quindi arriva con una tecnica e ti dice: quando la tua mente va in loop, quindi inizi a pensare, devo, questa parola già è un segnale d'allarme, devo fare questo, devo non fare questo, inizia a dire, ok, aspetta un attimo e blocca il segmento. Blocca il segmento e vai a vedere in quell'esatto istante che sta succedendo, ok? E riportalo in equilibrio. Sì, la fiamma gemella vuole dire qualcosa. Stai calma, parli tra un po'. Carattere. In quel momento ti devi dire: sono la mia prima priorità. Solo così potrò davvero aiutare gli altri a risolvere le questioni. Se tu ti esaurisci, non porta niente di buono. C'hai tante cose da fare, vero, le dovrai fare tutte, ti metti lì, fai una bella lista, poi depenni, fai tutto quello che vuoi te per motivarti a farle, ma devi essere la tua prima priorità. Se stai andando troppo sotto stress, fermati. Molte volte ti metti al secondo, terzo o ultimo posto nella scala delle tue priorità. Prima contenti, aiuti e ti preoccupi delle esigenze altrui e soltanto alla fine ti dedichi a te stesso. Solo che a quel punto sei stremato e privo di energie e quindi nei fatti non ti prendi mai cura di te. Se apparentemente questa cosa può sembrare altruistica, in realtà viola la legge dell'equilibrio. Diventa la tua prima priorità e sarai davvero felice.
Arriva anche la tua fiamma gemella che ti dice: quando vedrai questo orario, perché in questo caso è un orario, le 11:11, sappi che ti sono a fianco. Lascia che questo istante ci unisca. Siamo due scintille della stessa fiamma, una sola anima. Sono la tua fiamma gemella. In questo momento complicato per te, ci siamo riuniti. Vieni tra le mie braccia, ti tengo stretta al mio cuore. Fiamma gemella. Probabilmente può essere una fiamma disincarnata, ma in quel momento ti dona l'energia dell'amore che ti va a ricaricare. Mi sembra che questo proprio messaggio, il custode della sfida, imparate a interpretarli così i messaggi perché sono, come vedete, chiarissimi. Fermo qui, mazzetto piuma bianca. Seguimi fino alla fine per due motivi. Il primo è perché poi ti leggo un messaggio dal libro delle risposte di Akasha. E il secondo perché poi vi lancio un quiz. Adesso passiamo alla piuma rossa. Piuma rossa, per te pure un bel messaggio, è che se i custodi non fanno nell'oracolo del channeling, il fatto che siano uscite capovolte le carte dei custodi non vuol dire molto, forse semplicemente lo puoi interpretare che fai un pochino di fatica a ricevere il messaggio di questo custode, ok? Che lo poggiamo qui anche a lui, lo facciamo chiacchierare, mia cara piuma rossa. Il custode della paradossa ti vuole dire che sei dentro un paradosso. Perché? Perché lui già te l'ha detto più volte che devi fare una cosa che si chiama mens sana in mo corpore sano. I maestri custodi ne parlano tantissimo. Non possiamo raggiungere livelli non sbirciate. Non possiamo raggiungere livelli di evoluzione o se non abbiamo un equilibrio tra corpo e mente. Molte volte le persone spirituali, per esempio, su un cammino spirituale, danno tanto, tanto, tanto potere alla spiritualità e poco al corpo fisico e quindi magari vanno fuori forma, con un peso non congeniale, troppo poco, troppo, troppo, non è importante, non è un canone estetico, è un canone di salute. O viceversa, le persone troppo nel piano materiale danno troppa importanza al corpo e poca alla parte mentale e spirituale. Ed è un paradosso perché magari ti prendi tanta cura del tuo corpo ma non ti prendi cura della tua mente. Ti prendi tanta cura della tua mente e non ti prendi cura del tuo corpo. Non può essere così, deve essere una vitalità e una connessione ogni giorno, ok? Cosa fare in questo caso? Tu ti dovresti ritagliare 20 minuti, poi se sono un po' di più meglio, però facciamo 20 minuti, 10 minuti di mens e 10 minuti di corpore. Quindi 10 minuti in cui puoi fare, non so, ora fa caldo, quindi magari puoi vedere 10 minuti di stretching su YouTube, oppure una passeggiata, anche che la fai alle 8 di sera, alle 9 di sera che fa un po' più fresco, ti vai a fare una bella passeggiata e ti puoi fare una cosa carina, non so se la conosci, che è la sfida dei 10.000 passi. Se sei tanto tanto fuori forma, inizia con 6.000 passi e poi passi a 10.000 passi. Io la faccio da tanto tempo e uso anche un'app molto carina che ti paga per camminare, ti paga pochissimo, però puoi sia prenderti i soldi, ma veramente sono davvero pochi, oppure li puoi dare in beneficenza. E c'ha dei progetti sociali molto belli. Io i miei, dopo che li ho raccolti, li ho donati per riforestare un pezzo di madre terra, di pianeta terra, se no ci sono progetti di aiuto di bambini o altri. È un'app, se vuoi, dopo ti metto il link, un'app in cui ti devi registrare, non so, alcuni non gli piace perché devono dare i propri dati, in quel caso lasciate perdere, ci avete il contapassi sul cellulare, se invece vi fidate potete iscrivervi a questa app che vi dà qualche, se convalidate i passi, perché se vi dimenticate ovviamente no, man mano che convalidate i passi, ogni volta che fate anche pochi passi vi dà un reward. E quando ne avete un tot ve li potete convertire o in soldini, ma veramente dovete camminare 1.000 km per averci 15 euro, oppure quei soldi li potete donare se vi fa piacere, oppure potreste avere dei sconti, non mi ricordo, vabbè, poi ve la vedete voi. Sto tergiversando. Oppure mettete il contapassi sul cellulare. In quel caso tutti i cellulari hanno il contapassi e vai a vedere poi a fine serata quanti passi hai fatto. E minimo ne dovresti aver fatti 10.000, anche solo camminando così. Però
Poi la stessa cosa, 10 minuti di meditazione. Se hai dei CD di meditazione, usa quelli, se no vai su YouTube e scrivi meditazioni e ne escono un miliardo. Anche sul canale YouTube delle leggi della magia trovi una playlist piena di meditazioni da fare e sono tutte gratuite, quindi mens sana in corpore sano. Sei un magnete di luce potente, ama la vita dei sogni. È un paradosso perché se tu desideri cambiare nella tua vita, ma non hai questi due punti allineati, il tuo magnete non è tanto potente perché chiaramente è carente. Quindi o hai il corpo o hai la mente che non ce la fanno ad attirare bene, tutte e due devono essere belli in equilibrio. Questa carta ti fa fare un esercizio e ti dice che quello che pensi si manifesta subito, più vai in equilibrio più diventi potente, se no chiaramente è squilibrata, da una parte manifesti bene, dall'altra no, e quindi poi si realizzano cose strane. Se stai infatti realizzando, manifestando robe un po' storte, tipo un pazzo va bene ma c'è sempre un problema, è proprio dato da questo. Ok? Questa settimana fai questo esercizio, puoi prendere anche carta e penna, è molto utile, e pensi tra un anno in che luogo mi trovo, quindi dove vorresti essere a vivere, con chi vivi, sei sola, sei con un compagno, con una compagna, con i tuoi gatti, con chi sei o con tutte queste persone, che mestiere svolgi, quanto sei felice da 1 a 10? Questa settimana sforzati di pensare soltanto a fare questo mens sana in corpore sano e a questa programmazione mentale, perché quello che pensi si manifesta subito. 555, questo è il tuo numero. È giunto il momento di riprenderti la tua leadership, il tuo coraggio per mostrarli al mondo. Sei molto più potente di quello che pensi e se non pensi di essere potente, molto spesso è dato da questo, perché quando non hai le due parti di te in equilibrio, ti senti scarica, ti senti o scarica o appesantita, dipende, ok? Dipende da quale parte è in disequilibrio. Bene, grazie custode del paradosso. Quindi una bella lezione da parte di entrambi. Andiamo ad Akasha e poi il quiz. Se avevi scelto il mazzetto numero 1, quindi la piuma bianca, 19 giugno. Io, nome, allineo e riequilibrio il mio quinto chakra, comunico le mie verità abbandonando la paura del giudizio e con il verbo creo la mia realtà. Mazzetto invece della piuma rossa. 29 settembre. Conosco e ricevo tutta la saggezza di cui ho bisogno per proseguire sicura nel viaggio della vita. Ogni mia domanda riceve finalmente risposta. Perfetto. E adesso ti lancio il quiz. Ti ho detto che sto lavorando ad un progetto che è un po' fuori i miei progetti comuni, quindi non è un qualcosa che ho già fatto o perlomeno non in questa versione. Ti va di giocare e provare a indovinare che cosa sto facendo e che cosa mi sta prendendo tutto il tempo, ma comunque insomma spero che poi dia un suo risultato. Bene. Scrivilo nei commenti, sono curiosa di leggere che cosa pensate. Se questo video vi è piaciuto, regalateci un like, se non siete iscritti al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito. Grazie e tanta luce, felice settimana e ascolta i custodi. Ciao!